L'umanità io l'ho divisa in due categorie di persone, uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quella dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grama. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza averne l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque. Dunque, dottore, ha capito? Caporale si nasce, non si diventa. A qualunque ceto essi appartengano, di qualunque nazione essi siano, ci faccia caso. Hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, gli stessi modi. Pensano tutti alla stessa maniera. Perbacco. La sua definizione è esatta. Non ci avevo mai pensato. Lo vede, dottore? Sono pazzo? Pazzo? Più saggio di così si rischia di impazzire. E questo? Sì. Allo? Sì? Prego. Grazie. Sì? No, scusi, ho qui un caso interessantissimo. Ma no, ma non posso mica dividermi in due, andiamo. Va bene, signor sì. Signor sì. Sì, vengo subito. Maledetto. Sono anni che mi tormenta. Sì, ma chi è? È il direttore della clinica. Ah. Mi ha fatto una lavata di testa perché dice che io sto qua perdendo il tempo con lei. Lo vede, dottore? Anche lei c'è il suo caporale. Ha proprio ragione. Maledetti caporali. Allora possono andarsene.